Dragon Delitto sta per cominciare. Applauso. A fra pochissimo. Che se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine. Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa le spegniamo il cell, stiamo offline. Che diventa dei tuoi amici che non tornerai da loro. Che diventa dai, andiamo a cena fuori. Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro. Che diventa cosa siamo? Solo amici? Che diventa che facciamo? Ma tu lo dici a tua madre che vorrebbe poi uno benestante. Non sarà contenta che tu esci con un cantante, dimmi dimmi cosa importa che diventiamo, godiamoci il momento anche se è un po' strano, passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così. Ti amo. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te, ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Bella, bella. Che ci lega, lega, lega. Bella. E si finisce con un hey, tutto ok. Che diventa chi è lui, chi è lei. Che diventa che i miei non piacciono ai tuoi. Che diventa che mi dici. Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita. Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito. Che solo un'amica e con il terzo dito mi indichi l'uscita. Che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. Che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo. Ma tu mi visualizzato. Dimmi perché mi hai ghostato. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Bella, bella. Che ci lega, lega, lega. Bella, che ci lega, lega, lega. Bella, bella. Che ci lega, lega, lega. Bella, che ci lega, che ci lega, che ci lega. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te, ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Allora, stavo pensando. Le lunghe giornate, la pubblicità, incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me, domenica dolce.
Agonia, con gran dolore, morire senza un tocco di campane. Ah, mamma mia. Era una calda estate di molti anni fa, una di quelle estati che il caldo torrido ti fa appiccicare i vestiti addosso e quando respiri, quello è il giorno più caldo di tutto l'anno. Le terre della campagna di Mazzamemi, in provincia di Siracusa, sembravano parlassero. Oh, e il calore che si alzava dal suolo era talmente intenso e così facile da vedere ad occhio nudo che pareva che formasse a mezz'aria una bocca che pronunciava parole. Io, Giulio Tiralongo, giuro di averla sentita parlare. La terra gridava aiuto. Quel giorno io ero lì controvoglia. Venivo da una giornata intensa di lavoro nelle campagne. Mi ero spaccato la schiena tutto il giorno. La mia zappa, le mie braccia avevano lavorato parecchio quel giorno. Ma chi mi aveva dato appuntamento era troppo importante per me, troppo. Sara Laudani, invece, c'era andata apposta lì. Aveva un appuntamento importante. Doveva incontrare una persona dalla quale dipendeva la sua vita professionale, da lì all'eternità. Doveva incontrare Andrea Frasca, che invece non aveva nessuna voglia di vederla, assolutamente, ma soprattutto non si aspettava di vedere me, Giulio, il suo primo amore, l'uomo che gli aveva causato una lunga depressione quando l'aveva lasciato per la duchessa Elena Agliati Valguarnera, discendente dalla più alta nobiltà siciliana, costretta a umili lavori perché ripudiata dalla famiglia per aver tradito il marito José María Álvarez de Toledo, duca di Medina Sidonia e marchese di Villafranca, un grande di Spagna, proprio con me, Giulio, a cui nessuno aveva dato appuntamento. Oh, miei schiavi, tu non mi saluti? Sai chi sono? Sono il tuo capo. Lo so bene chi sei. E non mi saluti quando entro, dato che ti do lavoro. Senza di me saresti per strada, chissà far cosa. Senza di noi tu non saresti niente. Tu non dovresti rispondermi, dovresti baciarmi i piedi e non parlare. E tu? Guardati, come ti permetti a guardare male il tuo capo? Povero contadino, da quattro spicci. Non alzare neanche il respiro con me. Portami rispetto e zappa. Ho detto che devi zappare. Io mi sono stancato delle tue parole. Tu ti sei stancato, ma dato che io ti faccio portare il pane a casa, fai quello che ti dico, quindi zappa. Prendi il pomodoro e tiralo su. Lo puoi raccogliere anche tu. No, mi rovinerei il pantalone. Mi è caduto, me lo puoi passare?
E piano. Non ti puoi permettere, sono il tuo capo. Vuoi portare da mangiare a casa? E poi ci sei tu. Un povero illuso. Era meglio quando i nazisti vi bruciavano. Mi hai fatto guadagnare 4 spicci. E non lo nego, ma non ti puoi credere nessuno. Per 4 miseri soldi fatto guadagnare. Senza di me questa azienda non sarebbe niente. E tu lo sai benissimo. E i miei gusti non sono consono parlare. Ti inceppi anche solo. Sei imbarazzante. Dovresti vergognarti ad uscire. Dovresti nasconderti. Senza di me questa azienda non avrebbe neanche uno spicciolo in cassa. E tu ancora mi tratti così. Ah, senza di te questa azienda avrebbe un viso migliore. Sei solo esaltato per quei 4 spicci che mi hai fatto fare e continui a tirartela dietro. Ma non illuderti, per me conti poco. E infine ci sei tu, la mia mogliettina. Molto carina, ma va con dei contadini. Hai un uomo come me, ricco, potente, pieno di terre, e te la spassi con un povero contadino? Beh, devi farti 2 domande allora, no? Non credi? Boh, provare queste esperienze mi sa proprio da donne da poco. Beh, sicuramente è meglio un contadino con dignità che te senza. Stai tranquilla. Non pensi? Senza dignità, ma ho anch'io i miei segreti e tante donne dietro. Ah, beh, certo. Non fosse stato per tuo padre che ci ha fatto sposare, sicuro non saresti stata nella lista delle mie scelte. Stai tranquilla. No, non farlo. Perché non dovrei farlo? Che succede? Cosa gli avete fatto, schiavi? A cosa? Al pomodoro? Cosa? Sono i tuoi pomodori? Cosa gli avete fatto ai miei pomodori? Cosa gli avete fatto? Sono i tuoi pomodori? Cosa gli avete fatto? Ma scherza? Scherza? Li ha sempre mangiati crudi? I pomodori? Duca? 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 È morto? Chi ha avvelenato il pomodoro? Benvenuti a Scena con Delitto! Ma c'è il morto qua, lo portiamo fuori. Portiamolo fuori. Ah! Morto, proprio morto. Morto, morto, morto. Molto morto. Bene, signori, come avete visto, come preannunciato, c'è scappato il morto. E questa è un'arma. È l'arma del delitto. Un pomodoro. Vostro compito adesso è cercare di capire chi fra i 4 indiziati è stato a avvelenare il pomodoro che ha morso il duca e come ha fatto e perché
qual è il movente. Chi di voi si avvicinerà di più al movente e all'assassino vincerà la serata. Naturalmente le cose importanti che dovrete chiedere per riuscire a capire chi è l'assassino sono i rapporti di ogni singolo personaggio tra di loro e soprattutto gli orari. Gli orari vanno dalle 18:30 fino alle 20:30. Alle 20. Ogni mezz'ora è un orario, quindi 18:30, 19 è un orario, 19:30 è un altro orario, 19:30, 20 è un terzo orario, 20:30 è un quarto orario. Durante la serata ci saranno gli interrogatori pubblici. Interrogatori pubblici, voi potrete fare domande a ognuno di noi e potrete fare una domanda per volta, non una domanda sola, a ognuno di noi. Faccio un esempio: se qualcuno chiede chi ha ucciso il duca, potrebbe chiederlo però a uno di noi, non a tutti insieme. Poi c'è una regola di questo gioco che è molto importante per voi, per aiutarvi a comprendere chi è stato, cioè per regola del gioco chi è innocente fra di noi vi dirà sempre la verità. Solo l'assassino è autorizzato a mentire, ma potrebbe anche non farlo, o potrebbe avervi già mentito stamattina in spiaggia, oggi pomeriggio da qualche parte. E poi, naturalmente, per divertirci ancora di più e rendere tutto molto più reale, solo l'assassino sa chi è l'assassino, tutti gli altri stiamo giocando esattamente come voi. Quindi le reazioni che vedrete sono assolutamente reali. Qualsiasi parola detta è reale, non sappiamo chi è l'assassino. Solo l'assassino sa di esserlo, ma sicuramente non starà qui a dirvelo. E sicuramente ha mentito anche a noi, anche perché io sono innocente. Tu? Oh, anch'io sono innocente. La signora? Io sono innocente, sicuro. Io sono innocente. Tutti innocenti. Tutti innocenti, ma c'è qualcuno fra di noi che mente. Allora, iniziamo subito a conoscere meglio ognuno dei personaggi. E io inizierei dalla moglie del duca, la duchessa. Naturalmente, mentre lei si prepara, vi diciamo che sul canale Telegram del Duca Medeo è stata già pubblicata la mappa della scena del crimine, ovvero il capannone. Voi dovrete cercare di individuare i personaggi dove si trovavano e cosa facevano in un determinato orario. Solamente chiedendo, l'assassino potrebbe tradirsi e rispondere diversamente alla stessa domanda, e a quel punto avrete capito chi è, ma poi dovrete capire anche qual è il movente. Direi che è arrivato il momento di conoscere. Conosciamo la duchessa. Era un uomo spregevole. Lo odiavo con tutta me stessa. Essere nobile ha senza dubbio molti vantaggi: la ricchezza non meritata, il tempo libero da poter trascorrere come meglio si crede, servitori, feste ed ogni fascia della società che ti considera migliore di loro. Essere nobile è bello, non voglio fare l'ipocrita, ma non tutto l'oro è quello che luccica. Ci sono molti aspetti che sono nascosti dai lustrini e dalle luci che la gente vede. Ci sono cose che siamo costretti a fare contro la nostra volontà, cose che la gente comune sceglie liberamente, per noi diventano un'imposizione. Per me è stato il mio matrimonio. Quando ti sposi senza amore è come se gustassi un vino senza sapore, un dolce amaro, è come sedersi su una sedia ruvida e scomoda, piena di spine. Il mio è stato un matrimonio combinato. Mio padre entrò un giorno in camera mia e mi disse che da lì a pochi mesi sarei diventata moglie di José María Álvarez de Toledo, duca di Medina Sidonia. Provai timidamente a ribellarmi, ma la pressione era troppa da parte di tutta la mia famiglia e dovetti cedere. Diventai moglie di un uomo che non avevo mai visto prima ed ero solo una ragazzina. Sono cresciuta in mezzo alle terre di mio marito ed un giorno ho incontrato lo sguardo di Giulio.
contadino a servizio di mio marito. Bello come il tramonto sul mare, forte come un dio greco. Le sue mani. Non riuscivo a smettere di guardarle e quando finalmente le ebbi intorno a me, capì che non desideravo altro nella vita che sentirle ancora e ancora. Anche lui si è innamorato di me e volevamo fuggire per sempre. Gli avevo dato appuntamento qui proprio per progettare la nostra fuga. Ma mio marito ha saputo tutto e ho rovinato ogni nostro sogno d'amore. Pensate che l'ho ucciso per questo, no? Vorrei tanto averlo fatto, ma non sono stata io. Io sono innocente. Sono Andrea Frasca, il vicepresidente dell'azienda agricola Medina Sidonia, ed odiavo il Duca con tutto me stesso. La società di oggi sembra moderna, sembra evoluta, ma ancora non lo è davvero. Per chi come me esce dai canoni dei generi prestabiliti considerati normali, tutto è più difficile. A me piacciono gli uomini. Mi sono sempre piaciuti. Sono orgogliosamente omosessuale, ma il mio orgoglio non basta a far smettere gli altri con le battute sceme o a farmi trattare non con la dignità che merito. Mi chiamano effeminato, anche se ed effeminato credo di non avere proprio nulla. Sono molto più virile di molti maschietti che giocano sempre a chi ha più forza, a chi è più spavaldo con le donne, poi piangono e si disperano se vedono una gocciolina di sangue o se hanno la febbre a 37,1. Quelle sono femminucce, non certo io. Eppure, e soprattutto sul posto di lavoro, sono sempre stato bullizzato e preso in giro, sono sempre stato trattato come un inferiore, come uno che ha, non so, chissà, una qualche strana malattia, da sempre. Anche qui, dove i miei grandi meriti mi hanno consentito di scalare tutte le posizioni qui in azienda, anche qui dove le mie trovate geniali hanno reso questa azienda molto più ricca di quanto sia stata in tutta la sua storia, anche qui dove tutti mi devono lo stipendio, sono trattato come un reietto. Soprattutto dal Duca. Non c'è stato giorno in cui non mi abbia umiliato pubblicamente per i miei gusti sessuali. Non c'è stato un solo momento in cui non aveva in viso quel sorrisino che mi faceva soffrire così tanto. Uno dei miei sogni più grandi era quello di vederlo sul lastrico ed acquisire così io il pieno controllo di questa azienda. Me lo meritavo, me lo merito tuttora e ora che è morto così sarà. Sapevo benissimo che rubava dalle casse aziendali per andare a fare i suoi giochini e comprare tutte quelle cose belle che piacevano a lui. Sapevo bene, ma non avevo le prove. Fino ad oggi non le ho mai avute, ma oggi forse le avrei avute da una persona. Tanto ormai non servono più. Finalmente è morto. Morto. Ed io non sono felice. Di più, molto di più. Credetemi, non c'è nessuno più felice di me oggi. Ma non sono stato io. Io sono innocente. Allora signori, avete ascoltato le prime due storie e prima di ascoltare le altre due storie iniziamo con gli interrogatori pubblici. Vi ricordo, le cose importanti da chiedere sono i rapporti tra i personaggi e gli orari che vanno dalle 18:30 alle 20:30. Allora, per alzata di mano, prenotatevi, potete fare una domanda a un personaggio solamente.
Prego, chi vuole iniziare? Vai Gianluca. Accendi la platea, per favore. Sa, 30, ok, 20, ci siamo. La prima domanda 20, sta per arrivare. Prego. Vai. Una domanda alla duchessa. Duchessa. Ci sta pensando, non ti confondere. Una domanda, per adesso una domanda, una. Le altre te le puoi conservare anche per dopo. Intanto una. Anche perché vi ricordo che dopo ci saranno gli interrogatori privati, quindi potrete fare delle domande alle quali avrete delle risposte solo voi, quindi tenetevi quelle importanti per dopo. Però intanto cominciate l'indagine, prego. A che ora è morto? Alle 20 e 30. 20 e 30, dice la duchessa. Ok, andiamo là in fondo. Prego. Ciao, sempre una domanda per la duchessa. Perché gli hai detto al tuo marito di non prendere quel pomodoro e non mangiarlo? Beh, per me era una supposizione, significa che forse qualcosa ho sentito e ho visto. Andiamo avanti. Una domanda a lui. Avevi una storia con il morto? Con il duca? No. Avevo una storia con qualcun altro. Con me. Eravamo fidanzati tanto tempo fa. Andiamo. Vai. Per chi è la domanda? Per... Sara Laudani. Ma come mai tu eri all'angolino tutta zitta? Come mai eri all'angolino tutta zitta? Io ho sempre avuto paura del duca, mi metteva timore. Tuttavia io e il duca abbiamo avuto a che fare, insomma. Abbiamo avuto un figlio che non ha riconosciuto e per questo motivo non ha potuto prendere i titoli nobiliari. Sentito amore, avevano un figlio. Certo, si lamentava di me il duca. Ok, abbiamo una domanda qua in fondo. Prego. Perché alla duchessa, perché lei sapeva che il pomodoro era... che è avvelenato? Rispondo come prima, io ho sentito e ho visto qualcosa. Questo lo potete scoprire facendo domande più specifiche su orari e rapporti. Allora, una domanda al vice capo: perché godi tanto della morte del duca? Non so se ti è mai capitato, spero non ti sia mai capitato e non ti capiti mai. Però sai, quando ti trattano male semplicemente perché ti piace una cosa anziché un'altra, ti si sviluppa dentro una sorta di sentimento brutto, molto brutto. Poi io, tra l'altro, sono l'unico artefice della riuscita di questa azienda. Lui non faceva niente, faceva solo il ricco, il padrone, soltanto quello lì che prende i soldi alla fine. E anche se fossimo falliti non gliene sarebbe fregato niente di niente, tanto lui era duca, aveva le terre, aveva tutto. Però queste bocche da sfamare sono per merito mio. Anche tu, amore, anche tu. Qua abbiamo un'altra domanda, vai. Per la duchessa, a che ora è arrivata nel posto? 18:30. Eccoci. A Giulio, una domanda. Chi ha portato la cassetta dei pomodori, tu? La cassetta dei pomodori era già qui, io stavo arando la terra. Era già stata piazzata lì, quindi non saprei. Alla fine sono dei pomodori, che ci devo fare io? Prego. Sempre.
sempre una domanda per Giuliano. Vabbè, quando stava arando la terra, a che ore erano? Quando stava arando la terra? Erano le 20:30. Una domanda a lui. Prima hai detto che avevi un indizio, però non hai voluto parlare. Che avevo un, scusami? Un indizio. Un indizio? No, l'indizio è nella serata, quello lo avrete tutti quanti. Non lo so solo io. Prego. Una domanda per Andrea. Tu a che ora stavi al campo? 20:30, come tutti. Giallo? Sì. Ad Andrea. Prego. Con chi era l'appuntamento? L'appuntamento io ce l'avevo con la signorina Laudani, perché sai, mi doveva dire qualcosa che mi avrebbe, almeno così diceva, che mi avrebbe permesso finalmente di rovinare quel pezzente del duca. Sempre per Andrea, alle 19:30 dove eri? In ufficio, a fare contabilità. Per Giulio, ma sei stato te a avvelenare il pomodoro? È certo che no. Che ti dico, che l'ho avvelenato io? Io sono innocente. Ma la domanda è giusta, però, voglio dire. Non ma io sono innocente, non ho avvelenato proprio nulla. È la moglie del duca. Come mai hai detto che il pomodoro non lo doveva mangiare? Io rispondo come prima e vi do uno spunto, che ho sentito qualcuno parlare. Vi indico chi, forse potete confermare, non lo so, però li ho sentiti parlare di pomodori, quindi mi sembra un po' strano, no? Beh, un'azienda di pomodori, parliamo di pomodori, no? Io veramente avrei da dire che alle 19:30 mi trovavo nel deposito della paglia e ho visto la duchessa spruzzare un po' di spray sulla paglia, come se lo stesse provando. Sicura? Già. Beh, io invece alle 19:30 ero in bagno a prepararmi per incontrare il mio Giulio e chissà perché proprio a quell'orario ti ho sentito parlare con Andrea. Non ti sembra strano? Ma io Andrea proprio non l'ho visto. Sicura? Già. Prego. Alla duchessa. Eccomi. A che ora ha avvelenato i pomodori? Beh, io non ho avvelenato niente. Io sono innocente. Devi chiedere a lei, a Sara. Andiamo con le ultime tre domande e poi continuiamo con i personaggi. Scusa Giulio, tu prima hai detto che alle 20:30 stavi arando i campi. Invece lui ha smentito dicendo che alle 20:30 stavate tutti lì insieme. Chi dice la verità? Sì. Nel campo avevamo tutti appuntamento. Eravamo qui, lui fa il contadino, ara. Quello che avete visto è sicuramente la verità per tutti. 20:30 eravamo qui, tutti. Prima delle 20:30 ognuno era in un punto del capannone. Penultima domanda. Devo fare, Andrea. Prego. Tu hai incontrato realmente Sara? Io aspettavo di incontrarla Sara, però poi in realtà dovevamo vederci qui. Se avete ascoltato, lei aveva un appuntamento con qualcuno che avrebbe potuto svoltarla professionalmente per tutta la vita. L'avete sentito tutti questo, sì? Questo ero io. Perché lei mi aveva promesso, mi aveva detto che sapeva delle cose sul duca, aveva finalmente le prove che dimostravano che lui rubava in azienda, quindi sarebbe rimasto il duca, ma finalmente avrei potuto sbatterlo fuori dall'azienda. E l'hai fatto però?
L'ho fatto? Eh beh. Ma l'ho incontrata qui, avevamo appuntamento qui, alle 20:30. Io dovevo incontrarlo, però prima della scena che voi tutti avete visto non l'ho incontrato, perché dovevo incontrarlo proprio in quel momento. E poi, inaspettatamente, ho trovato anche Giulio e la duchessa. Ultima domanda. Ah, Sara, a che ora era dalle 19:30 alle 20? Tra le 19:30 e le 20? Sì. Ero nel deposito della paglia e, appunto, come ho detto prima, ho visto la duchessa spruzzare un po' di spray sulla paglia come se dovesse provare qualcosa. Bene, signori, tra poco continueremo con gli interrogatori pubblici. Adesso continuiamo con un'altra storia. Ricordate che solo l'assassino può mentire e vi ha mentito. Ricordate che l'ovvio non è mai la soluzione. Prego, Giulio. Sono Giulio Tiralongo e la mia vita è racchiusa in un mucchio di terra bollente. Non mi serve altro a me per essere felice. Io voglio solo la mia zappa, i miei calli alle mani ed il profumo dell'erba appena tagliata. Non ho mai chiesto nient'altro. La campagna è la mia vita. Lo è sempre stata. Quando ero giovane, ero un po' scapestrato. Mi piaceva lanciare le pietre sulle finestre dei casolari e fare la lotta con il mio amico più caro, Andrea Frasca. Lancia una pietra e fai la lotta, un'altra pietra e un'altra lotta. E quello si è convinto che eravamo innamorati e io per un po' l'ho assecondato. Chi aveva mai visto una donna? Io, picciotto di campagna, sogno. Ma un giorno ho visto lei. Un angelo scenduto dal cielo. Una cosa di una bellezza rara. La duchessa. Mamma mia, che bella. Ah, la padrona. Suo marito, il duca, all'inizio mi trattava come un figlio. Ero il suo preferito, sì. Quello con più calli nelle mani ed il più fedele, secondo lui. Ma un giorno le mie mani sono finite intorno alla duchessa ed ho perso la testa. L'ho perduta completamente. Totalmente. Mi sono dimenticato di quell'effeminato di Andrea ed i miei occhi sono stati solo per lei. I miei occhi e non solo. Io non lo avevo sentito mai l'odore di una donna, mai. Mai una volta che assaggi quel profumo. Ma quando l'ho assaggiato, credo che nessun essere umano ne potrebbe mai fare a meno poi. A lei pure ci piaceva il mio, assai. Volevamo scappare e lo avremmo fatto se il duca non ci avesse scoperto. Che sfortuna, mamma mia. Alla fine, il duca morì. E ve lo posso dire una cosa, La volete sapere una cosa? Io ne sono contento. Così almeno adesso la duchessa è mia, solo mia. A me dei soldi non me ne frega niente. Io a lei volevo. A lei mi prendo adesso. Morto o no, io adesso sono felice. Ma io, di veleni e di cose così non ne capisco. Non ne so davvero niente. Come avrei potuto ucciderlo io? Io sono innocente.
Lo odiavo. Lo odiavo terribilmente. Sono Sara Laudani e lavoro per la famiglia del Duca, da sempre. Ho umili origini, ma i miei genitori si sono spaccati la schiena per farmi studiare e... Molto giovane, ho conseguito una laurea in economia gestionale con il massimo dei voti. Questo titolo mi ha permesso di diventare responsabile del principale capannone dell'azienda del Duca, ma non pensate che sia un posto di così grande importanza. Passo le mie giornate più a spalare fieno che a far conto o a gestire il personale. Questo perché non sono ben vista da nessuno qui. Tutti pensano che... io sia la ragazzetta che il Duca si faceva per gioco, una sgualdrinella da due soldi, ed alla fine hanno anche un po' di ragione a pensarlo. Non perché io lo sia davvero, ma per come mi sono fatta trattare, il Duca mi ha ingannata come un adolescente, mi ha prima sedotta e poi abbandonata, ma non da sola. Abbiamo avuto una lunga relazione ed io, come una scema, mi ero anche innamorata a tal punto da fargli fare quello che voleva a letto. Davvero quello che voleva, tanto da farmi mettere incinta. Sì, signore e signori, io ed il Duca abbiamo un figlio segreto. Si chiama Riccardo e adesso ha soli 8 anni, ma se fosse riconosciuto... sarebbe l'unico vero erede di tutte le fortune del Duca. Ho provato in tutti i modi a farlo riconoscere, ma lui non ha mai voluto farlo. Dunque, adesso che è morto, non potrà comunque essere erede di un bel nulla. Non avevo ragioni per ucciderlo. Io sono innocente. Signori, questo è il primo indizio grosso, cioè parlerà la vittima. Mio figlio Riccardo è stato riconosciuto e lui sarà l'erede di tutte le mie ricchezze. Signori, avete conosciuto tutte e quattro le storie dei quattro indiziati, ovvero la duchessa, Giulio, Andrea e Sara. Andiamo con un altro giro veloce di interrogatori pubblici. Vi ricordo rapporti e orari dalle 19:30, dalle 18:30 alle 20:30. Prego, chi vuole chiedere qualcosa? Andiamo in fondo. Una domanda a uno solo di noi. Prego. A Giulio,
E a che ora, dove stavi alle 18.30? Alle 18.30 ero nel deposito della paglia, che stavo sistemando lì la paglia. Prossima domanda. Vai. Sempre a Giulio. Alle 18 dove stavi? Alle 18 non c'eravamo. 18.30 iniziamo. Prossima domanda. A Sara. Dove eri alle 19? Alle 19 sono andata nel mio ufficio per truccarmi ed ero da sola. Posso confermare perché l'ho vista mentre ero in bagno dalla porta, la porta è comunicante con l'ufficio, la vedevo armeggiare con dei pennelli che si truccava. E che ci facevi con i trucchi? Con i trucchi? Solo trucchi erano? Solo trucchi erano. Solo trucchi? Sì. Tu non ti trucchi mai. Prossima domanda. A Giulio, a che ora hai colto i pomodori? Quali? I pomodori? Sì. Erano già lì. Però qualcuno l'ha colti. Non so chi. Tu li raccogli qui comunque. No, forse non sei stato tu a prendere questi, ma tu li raccogli qui i pomodori. Di solito sì, ma questi non sei toccati. Solo, non solo tu, però tu li raccogli i pomodori. Ma li avrò lasciati a mucchietto lì da tempo. Ma sì, da tempo. Non li ho presi io. Sei sempre il solito. Prego. A chi vuoi chiedere? Che voglio dire se si può dire che è già assassino. Che mi pare che... Non ti conviene dirlo, non ti conviene. Dai una mano agli altri. Tienilo per te perché dai una mano agli altri. Prossima domanda. Prego. Alla duchessa. Sapeva che vostro marito aveva una relazione e aveva avuto un figlio con Sara? No. L'aveva riconosciuto? L'ha detto prima il morto, eh. Il morto l'ha detto. Mio figlio Riccardo è stato riconosciuto, quindi tu lo sapevi? Io non sapevo nulla. Ma certo, non tu non sai mai niente, chissà com'è. Non lo sapeva. Cioè che adesso il bambino di quanti anni ha, adesso è diventato l'erede di tutto, lei non lo sapeva. Prego. A Sara, cosa stava... cioè sembrava stesse scrivendo qualcosa dentro il quadernino. Durante, quando stava per accadere la scena del diritto e durante, cosa stava scrivendo? In quei fogli avevo il rapporto che dovevo consegnare proprio al vice capo per dimostrare che il Duca rubava dai fondi dell'azienda per comprarsi le sue auto di lusso. Ultime tre domande. Invece l'hai ammazzata. A Sara. E alle ore 19 dove stava? A chi? Sara. Sara. Alle 19? Ero sempre nel mio ufficio a truccarmi, tra le 19 e le 19.30. Penultima domanda. Per Giulio, perché era a zappare la terra se alle 20.30 era già finito il suo turno? Non ho capito, scusa. Perché era a zappare la terra alle 20.30 se era già finito il suo turno di lavoro? Mi rifai la domanda tutto perché, tu? Perché eri ancora lì alle 20.30 se avevi finito il tuo turno di lavoro? Perché dovevo incontrarmi con una persona importante, come ho detto nel mio monologo. Dovevo incontrarmi con una persona importante e la persona importante è arrivata, però poi... E tu, amore? Certo, io e lui dovevamo incontrarci, è vero. Per fare che? Volevamo solo fuggire insieme. Fuggire insieme? Sì. E quindi l'avete seccato. No, secondo me poi è stata lei comunque. Ultima domanda. Alla duchessa, alle 19 dove si trovava? Io alle 19 ero nel deposito della paglia perché mi stavo nascondendo da Andrea. Cioè, ma ha avuto uno scatto d'ira, no? Perché uno scatto? Uno scatto d'ira. Tu volevi uccidermi. Va bene, sì, è vero, volevo ammazzarti, però voglio dire... è una roba così, cioè... Come? Volevi uccidere la donna che amo? E
vabbè, però non ti devi arrabbiare. Scusami, la donna che è la donna che ami, tu mi hai lasciato per lei? Sì. E io gli taglio la testa. Ma lo sai che sono fatto così. Sai che sono fatto così. Però poi non l'ho ammazzata comunque. Beh, certo, perché sono scappata. Meno male. Beh, questo dimostra che comunque è una persona pericolosa, no? Io sono pericolosissimo, cara. Già. Bene signori, chiudiamo con gli interrogatori pubblici e vi diciamo che a breve sul canale Telegram verrà pubblicata una domanda e chi risponderà per primo e in modo corretto alla domanda nei commenti di quella domanda, non sotto la mappa e non sotto altri post, vincerà un super indizio che potrebbe essere fondamentale per capire chi è l'assassino e qual è stato il movente. Bene, andiamo alle accuse. Bene, guarda, io ti dico la mia. Adesso signori, ora come vi dicevamo è tutto veramente molto reale, quindi adesso ognuno di noi dirà chi secondo lui o lei è stato e perché lo ha fatto. Vuoi iniziare tu, Giulio? Secondo me a uccidere il duca è stato Andrea. Tu avevi scoperto qualcosa e volevi fargliela pagare e quindi hai messo qualcosa in quei pomodori, perché tanto i pomodori li raccolgo io, è facile incolparmi. Sei stato tu, di la verità. E secondo te chi è stato? Secondo me ad uccidere il duca è stata proprio la duchessa. Secondo me aveva un po' scoperto che il duca aveva avuto un figlio segreto con me e del resto sapeva benissimo che mio figlio sarebbe stato l'unico erede e quindi si è un po' spaventata di perdere tutte le sue ricchezze che tanto gli convenivano. Ora dico la mia, no? Secondo me invece è stata proprio tu, perché se il duca ha detto da morto, perché l'avete sentito tutti quanti, che il figlio l'aveva riconosciuto, lui sarebbe stato il suo unico erede nel momento in cui fosse morto, se no l'erede continuava a essere lui o al limite proprio la duchessa, che era già ricca per i fatti suoi, cioè stava già bene per i fatti suoi. L'unica che aveva veramente un vantaggio dalla morte del duca vero, reale, eri tu, Sara. Per me sei stata tu. E anche per me sei stata tu. E sai perché? È l'unica persona che può trarre vantaggio da questa morte. Io ormai stavo già perdendo le mie ricchezze per mia scelta, per amore, perché me ne volevo andare con Giulio. E tu? Invece tu? Cosa volevi fare? Volevi rendere tuo figlio erede, giusto? Volevi diventare ricca? Mm-mm. O no? Io non sapevo che il duca aveva riconosciuto mio figlio. No, non lo sapeva. Lei, capito? Non lo poverina. Quello che avete visto è autentico, cioè solo l'assassino vi ha mentito. Adesso andiamo con la domanda per ricevere il super indizio. Nel frattempo apparecchiamo per gli interrogatori privati. Allora, su Telegram sto per pubblicare la domanda. Dovete cliccare su commenta non appena appare e scrivere la risposta corretta. Il più veloce riceverà il super indizio. 3, 2, 1, domanda pubblicata. Tocca a voi rispondere, noi intanto apparecchiamo per gli interrogatori privati. Allora, chi di voi vuole approfittare degli interrogatori privati per poter fare delle domande e avere delle risposte senza che nessuno le sappia? Federica, 1, 2, vieni pure, 3, vieni, una quarta persona grande, prego, venga, ne facciamo altri 4 dopo, quindi non vi preoccupate. Questo è il super indizio, qui c'è un indizio che veramente vi può aiutare a scoprire chi è stato. Lo diamo dopo gli interrogatori privati? Assolutamente. Allora, arrivano le sedie, noi ci accomodiamo. Come funzionano gli interrogatori privati? Ogni persona ha 30 secondi per chiedere tutto quello che vuole alla persona che ha davanti.
Dopo i 30 secondi sarà obbligato ad alzarsi e cambiare posto e parlare per altri 30 secondi con un altro indiziato, fino a farli tutti quanti. Quindi totale 2 minuti per parlare con tutti e 4 gli indiziati. Una volta finiti faremo salire altri 4, solo altri 4, quindi in totale solo 8 di voi potranno godere di questo beneficio degli interrogatori privati. Allora, facciamo accomodare i primi 4 investigatori. Scegliete dove mettervi. Sì, certo. Sì, salite da dietro. Prego, accomodatevi. Noi adesso spegneremo il microfono per non far sentire niente a nessuno, quindi voi intanto ragionate, cercate di capire chi è stato e qual è stato il movente. Dopo allora tu, sei insieme a...
Terminano qui gli interrogatori privati e quindi è arrivato il momento di scoprire chi è stato il più veloce a rispondere alla domanda per vincere l'indizio, il super indizio. Sì, tutto. Ben 26 risposte. 26, ci hanno provato in 26. Il più veloce e il più dettagliato. Sì. La risposta, qualcuno ha scritto Sicilia. Giusto, ma troppo generico. Siracusa. Giusto, sì, ma non preciso. Eravamo nelle campagne di Marzamemi. Vince il super indizio Giulia. Chi è? Giulia Fasoli. Fasoli. Nome e cognome c'ha pure. Vieni, 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 vieni. Vieni Giulia. E naturalmente vi consiglio di visitare le campagne di Marzamemi perché sono veramente belle, oltre ad esserci anche un mare spettacolare. Questo è il super indizio, te lo consegniamo, ovviamente non farlo vedere a nessuno e non sbirciate quelli attorno, che qui c'è un'indicazione veramente molto molto importante. Non è detto che vinci con quell'indizio, ma di sicuro ti puoi avvicinare al colpevole. Allora vai veloce perché tra poco faremo le accuse. Tra poco sul gruppo Telegram apparirà il messaggio dove vi chiederemo chi è l'assassino e qual è stato il movente. Cercate di scrivere velocemente il nome del vostro sospettato e in poche parole la motivazione, quindi il movente. Li ripetiamo così andate più precisi. Lei è la signora? La duchessa. Lei è la duchessa. Okay, io sono duchessa. Andrea Frasca. Io sono Giulio Tiralongo. Sara Laudani. Questi sono i quattro personaggi. E allora andiamo a mettere il messaggio. Chi è l'assassino e perché? Commentate il post. La persona che risponderà più dettagliatamente o in caso di parità di risposta, chi ha risposto prima, vincerà il premio di questa sera. Ricordiamo qual è il premio di questa sera. Sono un buono da 30 euro da poter spendere al Luma Beach Club, come volete, quindi ci può scappare un bel pranzetto, o tanti gelati o tanti aperitivi. Un mojito party. Chi non ha Telegram, mettiti con qualcuno che ha Telegram e fai squadra. Fate le squadre, esatto. Chi non ha Telegram, avvicinatevi a qualcuno che ce l'ha. Tanto 30 euro, insomma, casomai andate a pranzo insieme. Andrea. Io Andrea, sì. Intanto, signori, io direi di fare un applauso fortissimo. Lo accogliamo sul palco, il nostro morto. Sì, facciamo un bel applauso al Duca che è resuscitato. Dove sei, Duca? Qualcuno vorrebbe chiederti chi ti ha ucciso, ma tu non lo sai. Neanche lui lo sa, neanche lui lo sa. Allora, intanto vado a vedere le prime risposte. Vediamo, vediamo, fammi sbirciare anche un po' anche a me. Abbiamo già 15. Già in 15 ci hanno provato. Ok. Ok. Vediamo, vediamo, vediamo. Però tutti molto, molto bravi, molto dettagliati sul perché. Leggiamo, leggiamo. Guarda qui proprio. Oh. Lasciamo ancora quanto, Rafael? Ma gli ultimi 2 minuti. Gli ultimi 2 minuti per scrivere. Io ho già letto qualcosa di interessante, però non sai, tu lo sai chi è stato? No, io non lo so. Ah, ok. Manco io. Ma io te lo faccio leggere a te perché io non lo so. Bene, bene, bene. Non voglio influenzare, non voglio influenzare perché magari chi sta scrivendo già, se diciamo qualcosa, potrebbe... Guarda, ci sono intuire. Gli ultimi 4 che stanno scrivendo, ultimi 3. Ora sono di nuovo 4. Altri 5. Allora, hai già indovinato, c'è qualcuno il più vicino, l'hai già trovato? Riguardiamoli. Ci siamo, stiamo per scoprire insieme chi è l'assassino.
Allora, prima sveleremo chi è l'assassino e tutti coloro che hanno indovinato intanto la persona potranno fare un urlo fortissimo. Poi, quando l'assassino dirà il vero movente, chi ha indovinato potrà urlare. Se ci saranno più persone che hanno urlato, andremo a vedere chi è stato a rispondere prima o più correttamente. Intanto controlliamo la qualità, quindi la percentuale di avvicinamento alla risposta corretta al 100%. Hai trovato? C'è. Ce l'hai? Ce l'ho. Bene, allora, stop alle accuse. Stop scrivere sul canale Telegram. Vi ricordiamo che sul canale Telegram mettiamo... Ok. Mettiamo tutto il programma del giorno dell'animazione. Vi ricordiamo, domani sera non perdetevi I Soliti Ignoti, dove prenderemo qualcuno per fare gli ignoti e invece tutto il pubblico giocherà come concorrente per vincere altri 30 euro da Uma Beach. Quindi applauso al Duca Medeo che questa settimana regala gratis arrosticini, vino, pranzi e aperitivi. Molto bene, direi, no? Ci siamo? Ci siamo, facciamolo. Allora, noi facciamo cena con delitto in Sicilia, veramente con la cena e tutto quanto, e molte volte Massimo fa il master, quindi è quello che presenta, e lui conclude la serata quando deve scoprire chi è l'assassino facendo una cosa che lui fino a quel momento aveva sempre solo immaginato. Oggi lo può fare veramente. Veramente sono 7 anni che le facciamo in Sicilia e anche oltre. Anzi, vi dico che se qualcuno è interessato e gli dovesse piacere il format e per qualche cena o evento a piacere che ci sia una cena con delitto o scena con delitto, parlate con noi che comunque siamo a disposizione. Siamo gente di teatro e quindi in teatro sono importanti i rituali, quindi i format che funzionano hanno bisogno di rispettare i rituali. E sono realmente 7 anni che dico sentitevi in un villaggio turistico, perché di solito lo facciamo. È arrivato Rafael e mi ha detto scusa, vieni in un villaggio turistico e lo fai lì. Quindi sentitevi dove siete, mettete le braccine così, tutti, questo si deve fare per forza perché siamo gente di teatro, e tutti insieme. Oh, oh, cena con delitto, Duca Medeo, il pomodoro, faccia un passo avanti, l'assassino. Chi ha indovinato? Ah, pochi, pochi. Adesso andiamo a sentire qual è la vera motivazione del suo gesto. Allora, in realtà i momenti sono due. Principalmente il primo è per Giulio. L'amore è amore. Perché io volevo scappare realmente con lui, quindi il Duca era un impedimento per me. Il secondo è perché io sono molto affascinata dai soldi e quindi... Se moriva il Duca i soldi me li prendevo io, quindi questo per me era un grande vantaggio. Perché neanche tu sapevi del figlio segreto? Assolutamente che no. Stato. Quindi il momento principale è l'amore. No. Esatto, assolutamente sì. Poi signori, io che le scrivo, mi diverto tantissimo perché ve l'ha detto all'inizio, non toccare il pomodoro, no? L'ha detto? L'ha detto no. La persona che si è avvicinata di più a chi è stato il movente è... Vince la serata, scena con delitto, un applauso per Agnese Capponi! Dov'è? Grande! Alzati, vediti l'applauso! Allora, domani mattina... Ci vediamo in spiaggia e ritiri il buono per Uma Beach. Signori, grazie a tutti per aver partecipato. Un ringraziamento alla regia Stefano. Un ringraziamento anche
a Gianluca per aver passato il microfono a tutto il pubblico. Grazie ad Alice, Nicolò, Aurora. Un grazie immenso per la creazione di questo format a Massimo Tucitto. E un grazie ancora più grande a chi mi viene dietro, e meno male che mi hai convinto. Grazie al capo animatore Rafael. Vi lasciamo ai balli di gruppo e ci vediamo domani mattina in spiaggia a partire dalle 10. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. No!
Les quiero hacer una pregunta.